L'argomento è semplice, insomma. Cioè, semplice. Potrebbe essere molto articolato, nel senso che 120 minuti in questo momento sono tanti per qualsiasi squadra, insomma, soprattutto in queste condizioni climatiche, insomma, adesso. Magari qualcuno potrà dire che è contento della prestazione, che è stato vicino a superare il turno. Io purtroppo appartengo a un'altra categoria. Io quando perdo non ci sto, e quindi, cioè, non ci sto, accetto sportivamente il risultato, però a mio giudizio oggi abbiamo perso un'occasione non per fare cose straordinarie, quindi per andare avanti, però è un'occasione clamorosa. E niente, quindi, per quello che volete sapere, il mio stato d'animo è molto arrabbiato, purtroppo, ripeto, io non mi piace perdere, e quindi quando perdo non riesco a essere molto felice. Invece ho sentito qualcuno che era contento lo stesso, quindi va bene così, io no. Ma no, come mai? Perché Barilla praticamente l'abbiamo perso subito, perché ha giocato, ma ha giocato al 6% delle sue possibilità. Poi, quando ha capito che non ce la faceva, è uscito, però abbiamo perso un cambio che purtroppo nei 120 minuti si è rivelato decisivo, insomma, perché già di per sé perdere un giocatore a quel punto della partita, cioè all'inizio, è dura, nei 90 minuti, nei 120 diventa un handicap ancora più grande. Quindi il primo tempo abbiamo sofferto ovviamente la qualità e anche la velocità dei loro attaccanti, insomma, quindi sapevamo quello, e siamo andati sotto, quindi abbiamo subito dall'11 luglio il primo gol su azione, perché non avevamo mai subito un gol su azione, quindi è stato un inedito. La squadra ha accusato il colpo, a mio giudizio, quindi sono stati 10 minuti difficili dove il Cagliari poteva anche raddoppiare. Poi piano piano siamo entrati dentro la partita, c'è stato il rigore, lì ci siamo rimessi dentro. Il secondo tempo e i supplementari è stata una partita molto più equilibrata, anzi. Poi, cioè, l'episodio, credo, del rigore durante la partita, insomma, sia stato determinante. Ma no, vabbè, non è un discorso da identificare con un reparto, insomma, voglio dire. È chiaro che per quello che riguarda il sacrificio non gli si può imputare niente, insomma, voglio dire. Quindi la corsa, lottano, è chiaro che non in queste partite, in tutte le partite, non in attacco. Chi attacca la porta dovrebbe avere un pochino più di lucidità, però, ripeto, questo è il sogno di tutti gli allenatori, insomma. Del resto, se si spendono 8 milioni di euro per gli attaccanti, il motivo c'è, insomma, dall'altra parte. Dico 8 perché magari sono 2 o 12, non lo so, insomma. Ma vedo che sono domande proprio pertinenti alla partita. Curiale non ne parlo perché non ha giocato, quindi non mi sembra giusto, dopo 120 minuti così intensi, parlare di chi non era convocato. Quindi, se volete chiedere lumi su questo, chiedete alla società, vi risponderà in maniera più appropriata. E per quello che riguarda Torregrossa e Montalto, no, secondo me possono giocare insieme, assolutamente sì, non è una questione di caratteristiche identiche, insomma, quindi non credo che sia quello il problema, insomma. Se invece un'impressione sul Cagliari, che squadra ha visto, se l'aspettava così? No, beh, Cagliari ha dimostrato tutta la propria qualità, insomma, voglio dire. Credo che oggi, nella partita di oggi, il Cagliari abbia, adesso non voglio dire scoperto, perché, però ho capito che è una grande squadra e i rischi che si possono correre in questo campionato contro un'altra grande squadra, perché noi non siamo una squadretta. Io mi auguro che la gente seguita a pensarlo fino a maggio, però sento dalle cronache che sembra che vengano a giocare qui, quello che li spaventa è l'aggressività. Noi siamo una squadra che oggi non ha chiuso la partita perché tecnicamente ha fatto degli errori che solitamente non fa, stop. E quando io insisto nel dire che le partite si vincono quando tu giochi meglio, quando hai giocatori decisivi che nei gesti tecnici sono decisivi. Oggi noi non lo siamo stati, insomma. Però nei gesti tecnici oggi il migliore del Cagliari credo che sia stato Storari. E quindi
fa parte del gioco, non è che il portiere è un elemento estraneo al gioco. Sì, no, io chiedo, beh, Scozzarella un pochino come Di Gennaro dall'altra parte sono registi e quindi di conseguenza c'è un'attenzione particolare nei confronti loro da parte delle altre squadre. Oggi Scozzarella l'ha marcato molto bene in maniera aggressiva e quindi dopo 20 minuti ho chiesto a Sodigna di giocare vicino a lui, cioè quindi di alternarsi nel ruolo di regista, perdendo qualcosa in avanti però dando costruzione. Noi abbiamo giocatori che hanno le qualità ma ancora si buttano poco dentro l'area di rigore, mi riferisco alle mezzali, tranne Eramo che ci ha avuto quella occasione enorme, però ancora non hanno dentro la consapevolezza di potersi inserire. E in questo il discorso non è solo l'attacco, attacchiamo, facciamo anche bene alcune cose, però non siamo completi nella maniera di attaccare. Però insomma credo che c'è tempo per poter rimediare e non necessariamente nel prendere altri giocatori, insomma questi giocatori devono migliorarsi in quelle che sono le loro qualità e ce l'hanno. No, io ho detto che, scusa, io quando perdo non sono contento, quindi non c'è una situazione che mi rende felice, che dice ho perso però sono felice, non esiste, quindi preparatevi a questo. Apposta sono cazzato, ancora di più, proprio per questo, perché abbiamo giocato, se avessimo dimostrato di essere nettamente inferiori, non ero arrabbiato. Siccome abbiamo giocato alla pari, adesso non voglio dire per tutti i 120 minuti, all'inizio ho detto in maniera chiara che abbiamo subito il gol meritatamente, potevamo subirne due, però poi globalmente, tralasciando anche il rigore, che ovviamente è un'occasione macroscopica, pochi minuti dalla fine, credo che avrebbe deciso la partita. Quindi non prendo gli episodi. Quindi proprio questo equilibrio così non ci ha permesso di passare il turno, quindi la mia arrabbiatura nasce soprattutto da quello, ma non voglio ovviamente dare delle colpe, però non mi piacciono gli ambienti che si perde ma va bene lo stesso, capito? Questo ve lo dico subito.